Buongiorno a tutti e benvenuti in questo appuntamento. Oggi parleremo di quello che è Safeguardian, quindi le politiche dello sport di salvaguardia di quello che è tutta la parte di gestione degli atleti, dei minori in particolare. E vedremo insieme a Luca Mattonai e Samuele quali sono le sfide e anche le opportunità dietro a questa normativa. Faccio una breve premessa, questa è l'agenda di oggi. Prima faremo una piccola introduzione, curerò io direttamente, sono Roberto Di Giacomo di Insiste, e poi lascerò la parola a Luca e Samuele che andranno nella parte di normativa, adempimenti e, come dicevo prima, anche l'opportunità. Il webinar durerà circa 45-60 minuti, credo oggi 60 minuti, viste le informazioni che dobbiamo passare, che sono veramente importanti, e quindi attualizzarsi di sopra. Se avete domande, scrivete in chat selezionando tutti i coordinatori. E le risposte le daremo alla fine. Se per caso andiamo un po' lunghi con il webinar, risposte come siamo soliti per chi partecipa a queste nostre iniziative, ve le mandiamo poi successivamente via mail. Però se ci sono domande, magari possono interessare tutti, cercheremo di risponderle. Il webinar lo stiamo registrando, quindi alla fine del webinar, nei prossimi giorni, riceverete sia la registrazione che le slide che presentiamo, quindi potete concentrarvi al meglio a seguire l'argomento di questa mattina. Insiste è una realtà italiana, tech company, che oggi è sempre più importante, sviluppiamo soluzioni digitali, siamo più di 4.800 collaboratori e dipendenti e abbiamo più del 30% della partita italiana come nostri clienti. Questo ci porta a fare una cosa importante, portare il digitale in ogni realtà, in impresa, in ogni società, in ogni associazione. Questo lo cerchiamo di fare per innovare quello che è il mondo imprenditoriale italiano, modernizzandolo quindi allo stesso tempo, e il bello che poi funziona tutto bene quando si incontra con le persone. Ma questo tipicamente nello sport è ancora più esteso perché tutte le realtà sportive, associazioni o società o palestre, piscine, chi è che frequenta i centri, i vostri clienti, i vostri utenti sono persone. Quindi il digitale semplifica tante attività e vi permette di riavvicinarvi a parlare con persone e ascoltare. Ci rivolgiamo con tutto il mercato italiano, le piccole imprese, professioniste, le start-up, da tutta la parte fintech specializzata. Io in particolare mi occupo della parte associazione sport, quindi in Team System siamo un'area specializzata nelle realtà sportive e delle associazioni, quindi seguiamo le vostre esigenze, le vostre caratteristiche e quello che il mercato cambia. E parlando anche con Luca, abbiamo visto questa opportunità al Guardian, abbiamo detto organizziamo un'attività per illustrare quali sono le prossime scadenze, le sfide da affrontare, le opportunità, le scelte da effettuare. Quindi ecco perché siamo qui oggi, tra l'altro vi ringrazio perché siamo veramente numerosi, oggi è il 24 luglio. Avere collegate quasi 300 persone al momento sono veramente importanti. Quindi ringraziamo tutti voi perché comunque siamo prossimi alle prossime ferie di agosto e state più collegati a ascoltare queste novità. Come Team System noi abbiamo una soluzione specifica per gestire Safeguardian, tutta una piattaforma che è aderente a norme in corso che permette di fare tutta la gestione di segnalazioni di illeciti rispondendo a tutto quello che prevede la parte normativa. Considerate che siamo già pronti con questa soluzione, anche perché nell'ambito aziendale queste norme sono già arrivate un po' prima e quindi siamo già disponibili. Sono state effettuate delle piccole modifiche per essere più rispondenti a quello che è il mondo dello sport e quindi rendere poi disponibile la segnalazione a tutti i soggetti che possono segnalare. Quindi già il sistema comprende quello che è tutta la parte che poi sia l'avvocato che Luca illustreranno come necessità per gestire l'invio di segnalazioni anonime e pubbliche, no? Quindi i segnalanti avranno possibilità di inviare le segnalazioni, e i segnalanti possono essere tutti i soggetti coinvolti, no? Dall'atleta stesso, al genitore, all'istruttore, addirittura a uno spettatore di una squadra avversaria potrebbe essere, quindi è veramente ampia la sfera dei segnalatori. Il sistema vi aiuta a gestire queste attività sia nel rispetto delle norme, gestendo al meglio tutta la parte di anonimizzazione che anche di tracciamento di quelle sono attività, sia liberandovi e mettendo anche consulenti che possono gestire
quindi salvaguardia di turno, avere la piattaforma disponibile per essere vicino alla realtà sportiva. Come vi ho detto prima, è conforme a norma, è tutto aderente anche alla parte di conservazione dati. Considerate che tutto deve essere criptato e anonimato, quindi viene registrato tutto in modo opportuno. Qualche volta abbiamo anche sorriso con Luca perché qualcuno si è dovuto organizzare di corsa la norma che a fine giugno correva e doveva entrare il primo luglio, con anche le mail suggerendo scrivi le mail previste come utente anonimo 1 chiocciola eccetera eccetera, che è stata, può essere una soluzione anche quella, diciamo che va strutturato comunque in modo conforme, no? Quindi la soluzione è poi già pronta, e poi per chi ha necessità, quando vi mandiamo informazioni, vi mandiamo anche i link per chiedere questi aggiornamenti, non va installato niente da voi, tutto in cloud come la maggior parte delle soluzioni che esistono, quindi accessibile a tutti quanti. Adesso rivedremo con Luca e l'avvocato anche le scadenze, no? Perché deve entrare tutto dal 1º luglio, poi il 28 giugno, a sorpresa, come siamo abituati al mondo dello sport, no? La riforma dello sport su questo ci ha fatto abituare, no? Le modifiche addirittura a posteriori dell'inizio della norma, è stato spostato. Attenzione, non è stato spostato tutto, andranno in particolare, adesso vedremo cosa è stato spostato, quindi ci sono le scadenze già fino a agosto, altre scadenze a dicembre. Oltre alle scadenze, vediamo anche quali sono le opportunità di adeguarsi a questa normativa che poi mette al sicuro gli atleti di essere rispettati in tutti i sensi, sia minori che maggiori, e anche addirittura i genitori, no? Nel caso di minorenni, che si va in qualche realtà che è più sicura perché permette di segnalare eventuali illeciti. Quindi ringrazio sia Samuele che Luca per essere qui con noi e lascio proprio la parola a Luca, che procederà andando in particolare a raccontare quelle che sono l'attività di salvaguardia e le opportunità che possono esserci dietro. Luca, sei muto? Sì, scusate. Allora, buongiorno, intanto volevo ringraziarti Roberto, a nome, cioè, ti ringrazio te, ma ringrazio tutto Team System e della fiducia che tutte le volte ci date quando vi si propone un tema, e poi molto in anticipo rispetto poi a tutte le evoluzioni e ragionamenti che facciamo successivamente, perché poi da quando si propone un tema, da quando poi si programma, nel mezzo poi c'è tutto un lavoro, quindi molte volte accettate i temi proposti proprio anche su una fiducia che ormai nel tempo si sta sempre più consolidando, perché bene o male poi vediamo che è di interesse delle persone, e si vede da quante persone sono anche oggi collegate, segnate, iscritte. Noi questo tema l'abbiamo introdotto, se ti ricordi, a ottobre del 2023, perché se ti ricordi nella giornata che abbiamo fatto anche con lo studio, organizzata dallo studio, ma anche nei locali di Think System di Milano, se ti ricordi quando parlammo introducemmo nelle novità del tempo, che c'erano nel tempo, parlammo proprio che era uscita ad agosto questa normativa che si sarebbe poi sviluppata in un anno. Ottobre 2023 facemmo questa anticipazione, parlavamo di 231, ancora non avevamo preso la dimestichezza totale di quello che era la norma. E poi ci siamo trovati catapultati a giugno, alla fine quasi all'entrata in vigore della normativa, perché nemmeno per colpa nostra, perché un po' gli enti, le federazioni, tutto, il CONI, è un sistema che piano piano si è messo a modo fino a trovarsi alla porta, alla porta dell'entrata in vigore della normativa, quindi è fine giugno del 2024. 24. Le scadenze, come dicevi te, purtroppo non sono lunghe. Le scadenze sono oggi, le scadenze sono al massimo il 31 d'agosto. Perché al massimo? Poi ce lo spiegherà meglio l'avvocato Marchetti. Cioè, perché entro il 31 d'agosto tutte le associazioni sportive devono adottare o creare, e questo concetto è, perché vedremo poi con Samuele, perché adottare De delle linee guida date dalle enti delle federazioni, oppure proprio creare nuovo, se qualcuno volesse cementarsi, in
in queste nuovi modelli organizzativi, dettati dall'articolo 16 della riforma dello sport. Una riforma dello sport che non è inserita, che non è a sé stante, ma vedremo che è inserita in un più ampio, concetto normativo. Con la proroga, secondo me qualcuno ha fatto confusione, perché la proroga, come vediamo, al 28 di giugno, quindi se vi ricordate, se non vado errato, era domenica la scadenza, quindi il venerdì pomeriggio c'è stata questa proroga, ma della nomina del responsabile. La nomina del responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni. Questo abbiamo tempo per nominarlo fino al 31 di dicembre 2024. Quindi due sono gli adempimenti: adottare i cosiddetti modelli organizzativi, creare, adottare, rendere proprio, personalizzare, e Samuele spiegherà meglio di me questo tema, e nominare una persona. Qui si apre il primo dibattito sul tema safeguarding. Perché il primo dibattito? Perché c'erano due correnti di pensiero. La prima che diceva: ma come? Hanno messo prima la nomina e poi l'acquisizione dei modelli organizzativi. Qualcuno diceva: prima si deve attuare i modelli organizzativi e poi si deve nominare la persona. Questa era la prima teoria. Noi, per esempio, siamo stati sempre della seconda teoria, quella di prima si nomina un safeguarder, che è una figura importante, specialmente in questo momento storico, dove è la prima volta che entra nel nostro ordinamento sportivo un tale obbligo, per poi avviare un processo che io definirei evolutivo. Quindi non un processo obbligatorio, anche se lo è imposto alla norma, ma è un processo evolutivo. E su questo inviterò tutti a rifletterci in queste prime rappresentazioni grafiche che faremo con le nostre slide. Quindi è un'opportunità per le nostre associazioni. Ovvio è, come dice giustamente sempre l'avvocato Marchetti quando ci incontriamo, una cosa è avere una scadenza che è il 31-12, una cosa è intervenire subito. Quindi non è che per forza io devo aspettare il 31-12 per nominare. Se chi è con me, convinto che magari la nomina aiuta nell'evoluzione dell'implementazione e dell'applicazione di una nuova norma, potrebbe magari partire proprio dalla nomina, indistintamente dagli obblighi che la norma ci impone. L'importante è rispettare questi termini. Obblighi che poi vedremo sempre maggiormente con Samuele, che dovranno essere anche pubblicizzati tramite siti o quant'altro. Quindi non è una norma che ci si fa in casa e si mette in un cassetto. Dobbiamo poi anche darne attuazione, comunicazione, rendere pubblico, perché tutto nasce dal fatto che non è che non ci sono gli abusi, che gli abusi, se ci sono in questo mondo, non vengano denunciati. Cioè, dobbiamo partire da questo concetto. Quindi sì, l'eliminazione o cercare di mettere in atto anche azioni, ma anche promuovere la segnalazione di questi aspetti. Ecco perché, come dicevi tu, è importante avere dei sistemi necessari, fondamentali, che aiutano anche l'anonimato. Perché io, come si è detto tutti banalmente, mi sono istituito una mail, va bene, si è fatto, si fa tutti, ma poi bisogna cominciare a valutarsi, a guardarsi intorno di un programma. Ecco perché noi siamo qui con Team System, per unire competenze, capacità tecniche, e vedremo che non siamo poi solo noi tre che eventualmente collaboreremo con le società sportive, ma parliamo di un gruppo ben più ampio. Ma lo vediamo nelle slide successive. Quindi partiamo da uno scenario normativo. Lo scenario normativo è l'articolo 8,1 della legge, che ha stabilito la previsione in capo alle associazioni sportive l'obbligo, attenzione, l'obbligo di tutela. Non c'è l'obbligo di applicare un modello, ma c'è l'obbligo di tutela nei confronti di minori, quindi con particolare riguardo ai minori, nonché di prevenzione di molestie, violenze di genere e discriminazione. Sappiamo benissimo che lo sport è anche come dire, arrivare prima degli altri, no? Quindi mettersi in evidenza. Però ci sono delle figure fragili che devono essere comunque tutelate. E vedremo
come si inserisce in questo percorso legislativo che è iniziato nel 2019, è stato ulteriormente consolidato dai successivi decreti legge del 2021, numero 36, 39, e comunque tutta questa normativa non è un tema nuovo, vedremo. Perché vedevo che parlare nel tempo è sempre esistito, dal 2001 in particolar modo, la legge 231, che è la, diciamo, simile, non direi simile, ma non uguale a questa normativa. Ovviamente, parlando di uno scenario normativo, non posso che ricordare un risultato importante che abbiamo ottenuto nel settembre del 2023, ma come tutti i risultati importanti, c'è anche un prezzo da pagarne di questo risultato. La notorietà ti porta poi magari a non avere più la sua vita privata, no? Quindi un successo poi porta anche dietro ad altre cose. E qui bisogna cominciare a prendere coscienza che i risultati che lo sport ha ottenuto, normativamente parlando, portano dietro anche degli oneri importanti. Perché se nella Costituzione italiana è stato inserito che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, ovviamente si dà un riconoscimento, come deve essere, all'importanza dello sport, ma ovviamente se siamo in un mondo così importante, addirittura educativo, bisogna che sia veramente educativo e non discriminante. E quindi in un ambiente così fondamentale, così che addirittura trova il fondamento nella Costituzione italiana, si entra in questo scenario normativo. Ho preso a spunto la Comunità Europea nel 2004, infatti ci fu l'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport. Ho preso questo spunto dove si ribadisce il ruolo centrale dello sport per la formazione dei giovani, lo sviluppo della loro personalità, formazione dei giovani, lo sviluppo della loro personalità, in considerazione dei valori che esso trasmette. Quindi lo sport deve trasmettere valori e non sicuramente valori discriminanti. Della sua capacità di superare le barriere del razzismo, anzi, va in tutt'altra direzione dalla discriminazione, dalla xenofobia, come pure dei suoi effetti sul benessere psicofisico. Quindi lo sport deve aiutare a star meglio, tutti, specialmente le persone più fragili. È da questo passaggio che si può percepire la visione dello sport in un ordinamento sovranazionale, che trova poi l'applicazione, la risposta addirittura, come abbiamo visto, nella Costituzione, quindi viene poi entra nel nostro ordinamento legislativo addirittura nella Costituzione. Quindi oggi è attribuita al legislatore il compito non solo di disciplinare l'attività sportiva, come siamo abituati alla riforma dello sport, quindi tutte quelle che sono gli adempimenti o quant'altro, bensì di farsi promotore di iniziative finalizzate a attuare i cosiddetti principi, per non, anche se non mi vorrei ripetere, del novellato articolo 33 della Costituzione. È in questo scenario che dobbiamo cominciare a entrare. Quindi, da un lato, l'ottenimento di un riconoscimento di un valore dello sport, e di conseguenza anche a tutta una serie di benefici fiscali che nessuno ha, nemmeno l'agricoltura ha questo trattamento fiscale nel nostro ordinamento giuridico. Normativo per l'inquadramento dei collaboratori, l'utilizzo dei rimborsi spese volontarie che è entrato in vigore il 1 di giugno. Cioè, nessuno ha queste forme di agevolazione. E se le abbiamo perché lo sport ha un valore riconosciuto, sovranazionale, nazionale. E di conseguenza dobbiamo prima di tutti noi oggi prendere coscienza di quello che è, di quello in che ambito stiamo operando, perché noi davanti a noi abbiamo degli operatori nel settore dello sport. Quindi in questo scenario entrerei un po' a descrivere quello che è questo sistema di safeguarding all'interno dello sport, partendo un po' da una cosiddetta definizione che ci può aiutare nel riflettere. Quindi si riferisce all'insieme di misure pratiche messe in atto, quindi un qualcosa che non è sulla carta, non è un modello che io ho scritto e ho messo in un cassetto, ma
È un modello che io ho pensato, ho pianificato, ne ho nominato un responsabile e, come dice la parola responsabile, abile a dare risposte al fine di proteggere la salute, la sicurezza e il benessere dei partecipanti, in particolare dei minori, e delle persone vulnerabili. Quindi non è per i minori, come a volte si sente dire. Questo include la prevenzione di abusi, molestie, negligenze, qualsiasi altra forma di maltrattamento. Qual è quindi il compito del safeguard? Il safeguard è quello di protezione dei minori e delle persone vulnerabili da abusi fisici, psicologici, sessuali o finanziari. Si applica principalmente negli ambiti sportivi educativi, quindi questa norma entra nell'ambito sportivo e l'obiettivo è di prevenzione e gestione degli abusi attraverso politiche anche di formazione. Quindi tramite politiche comportamentali ci si comporta in una determinata maniera affinché si vada a ridurre la possibilità di un abuso. Esempio banale, se si deve portare i bambini a fare una gara, non ci va un istruttore solo, quindi una figura grande con tanti bambini, ma ci va più persone, magari due istruttori. Questo ovviamente riduce magari la possibilità che si creino situazioni di imbarazzo. Farò un esempio, poi entreremo sempre più nel dettaglio che questo cambierà anche in base alla disciplina sportiva che l'ente ovviamente svolge. Quindi attraverso queste politiche, queste idee, e anche cerca di nel tempo di far crescere l'attenzione a queste tematiche di tutti i tesserati, non solo, magari anche dei genitori che accompagnano i bambini alle partite e magari non hanno quel comportamento così di fair play che lo sport dovrebbe richiedere. Anche questo potrebbe essere un tema. Ovviamente, come abbiamo detto, si parte dalla 231, ma la 231 era un sistema di organizzazione per le aziende che aveva un po' lo stesso scopo, cioè di stabilire controlli interni per evitare commissioni di reati, e grazie a questa applicazione, quindi che io la prendevo e la facevo mia, beneficiavo di eventuali esenzioni penali. Cosa significa? Quindi, salvo poche categorie di aziende che per loro era obbligatorio, qui è un sistema premiale. Se lo studio Mattonai organizza, si fa proprio un modello 231, anche se non è obbligato, quindi è un principio di difesa contro queste responsabilità. Luca Mattonai, che è l'amministratore dello studio Mattonai, se mette in atto un'azienda un sistema del genere, magari se succede qualcosa può dimostrare, dice: io ho provato in varie maniere a ridurre questi abusi. Ad esempio la corruzione: se io ho un appalto pubblico e uno dei miei impiegati dalla corruzione, io me ho messo in atto invece tutto l'opposto di eliminare questo, ovviamente le mie ripercussioni penali su di me, amministratore, saranno inferiori. Quindi è un sistema premiale. Qualcheduno potrebbe nel tempo, le società, associazione, comunque averlo attuato. Se questo fosse successo, oggi deve riorganizzare quello che è già stato fatto, ovviamente nei dettami degli enti, delle federazioni sportive, sulle linee guida del CONI. Quindi si adegua un po' questo. Quindi se nella 231 era facoltativo per la maggior parte delle aziende, qui oggi si parla di obbligo, ok? E ovviamente, se siamo in campo di più affiliazioni, vedremo anche con Samuele, se si parla di più federazioni, più enti o federazioni sportive, ne dovremo adeguare uno, scegliere uno e poi magari comunicarlo agli altri, quello che abbiamo scelto. Però, sempre per fare una riflessione tra noi, direi che ho buttato giù ovviamente i punti perché è importante che un'associazione, una SSD debba utilizzare questa norma, ovviamente oltre al fatto che è un obbligo di legge, ma perché è una protezione dei minori e dei vulnerabili, evita infatti gli abusi, le negligenze e lo sfruttamento, creazione di un ambiente sicuro, quindi aiuta alla creazione di un ambiente sicuro, promuove la sicurezza, l'inclusività per tutti i partecipanti, fiducia e partecipazione, rafforza la fiducia dei genitori, degli atleti e incentivando la partecipazione. Questo punto 3 è importante perché nel futuro
Nel futuro, a mio modesto avviso, gli utenti potranno decidere quale ente sportivo frequentare o far frequentare. Immaginiamoci un genitore che deve mandare un bambino ancora di più, quindi ai propri figli, anche in base a come questo ente sportivo si approccia a questa normativa. Perché se io devo portare un figlio a partecipare a delle manifestazioni sportive, lo faccio tramite ovviamente un ente sportivo a cui io sto mandando in formazione, ma ovviamente che mi renda la tranquillità, quindi che rafforzi la fiducia con questo ente. Sicuramente un modello di scelta potrebbe essere come si applica. Quindi uno sviluppo positivo supporta uno sviluppo positivo che quindi supporta lo sviluppo fisico, mentale e sociale dei giovani, quindi un ambiente, chiamiamolo, sano. Un altro punto è prevenzione dei traumi, quindi riduce il rischio di danni psicologici, perché una persona che subisce un abuso sicuramente ha un danno psicologico e fisico a volte purtroppo, che a lungo termine poi si possono creare ripercuotere anche sulla società stessa, perché magari viene coinvolta in uno scandalo. Integrità dello sport, mantenere standard etici e promuovere valori, quindi rafforzare quelli che sono gli insegnamenti che lo sport dovrebbe trasmettere, come abbiamo visto precedentemente, conformità legale, quindi ovviamente che rispetta gli obblighi legislativi di norma, come ho detto, ovviamente deve essere scelto perché c'è un obbligo. E sul punto 8 invito un'ulteriore riflessione, una responsabilità sociale. Dimostra che le organizzazioni sportive sono socialmente responsabili e impegnate a proteggere tutti i loro membri, quindi proteggere tutti i loro membri, contribuendo così a un benessere comune. Il punto 8, secondo me, è una visione un pochino più futuristica, perché noi siamo un po' abituati negli ultimi anni a vedere le aziende che parlano di sostenibilità aziendale. Quindi le aziende hanno fatto a gara per evidenziare le azioni virtuose che hanno messo in essere, in campo, a ridurre un impatto sull'ambiente. Quindi oggi dire sono ecosostenibile è un vanto e faccio vedere quello che sto facendo. Oggi le ASD e le SSD hanno un'opportunità, quindi contribuire alla socialità e renderlo pubblico a tutti. Ovviamente, parlando io del safeguard, quali sono le caratteristiche? Caratteristiche sono, secondo il CONI, le linee guida internazionali di chi lavora nel campo del safeguarding nello sport deve essere competente e autonomo. Ora, sul fatto del competente, visto che non è facile definirlo, io cambierei l'aspettativa, perché competente, secondo me, deve essere una persona. Questo è il mio punto di vista, la norma dice competente, ma più che altro che deve essere una persona che ha delle attitudini a ricoprire questo incarico, questo compito e farsi carico proprio di questo percorso work in progress, perché deve essere questo lo spirito, a mio giudizio, del safeguard. Quindi più che essere competente, avere questa voglia di accompagnare un ente, un ente sportivo in questo percorso work in progress. Ovviamente deve essere autonomo, è un punto che qui lo approfondiremo. Questo significa che le persone incaricate nel SERGAN deve agire in modo indipendente e imparziale nell'esecuzione dei suoi compiti e delle sue responsabilità. Tante volte si è sentito dire che facciamo ricoprire questo ruolo all'amministratore della società o associazione sportiva, al presidente, e io non sono così d'accordo. Perché ovviamente come fa a essere autonomo? Se la canta e se la suona. Quindi, secondo me, deve essere una persona terza, a mio modesto avviso. Ecco cosa si intende per un'autonomia nel contesto del safeguarding nello sport. Deve essere indipendenza decisionale. Quindi deve essere, come fa l'amministratore a essere indipendente decisionale? È ovvio che non c'è questa indipendenza. La persona responsabile del safeguarding deve essere in grado di prendere decisioni basate su proprie valutazioni e sulla migliore pratica senza influenze esterne o pressioni da parte degli organi di controllo. Ovviamente l'unica cosa che secondo me uno deve essere influenzato è dalle federazioni che magari studiano
questo sistema. Deve essere imparziale, deve trattare tutte le segnalazioni di abuso o partecipazione riguardanti il benessere dei partecipanti in modo equo e senza favorire nessuno, garantendo ogni caso venga affrontata con obiettività. E qui su affrontare queste denunce ci torneremo sopra successivamente. Ovviamente deve essere accessa alle risorse, quindi deve avere anche la possibilità di mettere in campo le risorse necessarie, quindi deve avere accesso alle risorse necessarie come formazione continua, supporto legale, consulenza specifica per svolgere efficacemente il proprio ruolo. Infatti, solo per così, per condividere un pensiero, noi in studio abbiamo creato un gruppo che ovviamente passa anche dalla partnership Continsiste, che mette a disposizione un programma per gestire tutto questo. Perché come abbiamo visto, non basta una mail per poter iniziare a gestire questo, ma vedremo l'importanza di tenere traccia della pianificazione di questo safeguarding nel suo sistema totalitario. Infatti in ufficio abbiamo proprio istituito una persona che sarà responsabile della contrattualistica, delle scadenze, di organizzare gli eventi, di prendere contatti per la formazione. Quindi una persona dedicata, una risorsa dedicata proprio allo sviluppo di questi temi. Ovviamente poi ci sono anche 4 5 safeguard, quindi ognuno di noi può ricoprire questa mansione, ma non lavoreremo in maniera autonoma, sempre in maniera collegiale, anche se l'incarico viene dato in via individuale. Ovviamente ognuno di noi si specializza, per esempio, in uno sport, in una federazione, quindi ovviamente ogni federazione ha la sua peculiarità, il nuoto è diverso dalle bocce e così via. Quindi lì ognuno di noi cercherà di prendere coscienza dei rischi che può portare un'attività sportiva. Per gestire anche le segnalazioni, quindi oltre ad utilizzare il programma, abbiamo all'interno del nostro gruppo una psicologa, che ovviamente è sicuramente, specialmente con i minori, è sicuramente la persona più ferrata. Abbiamo creato un gruppo studi per capire anche le denunce che possono nascere, perché dalle denunce, dalla storicità, che si può capire come prevenire gli eventi già accaduti. E anche questo è un aspetto importante. Ecco perché lo vedo un work in progress. Ovviamente, anche nella formazione, abbiamo cominciato ad avvicinare a noi una serie di professionisti di specifico settore per fare poi la formazione. Pensiamo al tema della disparità di genere. Cioè, non è che si parla di questo tema così, ci si improvvisa, è un tema talmente complesso che io, quando ho parlato con i delegati che seguono specificamente questo tema, a volte ho trovato difficoltà ad andare dietro nel ragionamento. Ovviamente l'autonomia è anche la capacità, la responsabilità, l'accountability. Cioè, nonostante l'autonomia è fondamentale che la persona sia responsabile del secondo, renda conto delle proprie azioni, cioè che ci sia una. Ecco perché deve essere anche un rapporto terzo, perché ci deve essere un controllo da entrambi, dal consiglio direttivo e dal safeguard stesso. Collaborando con le autorità competenti, prestando report regolare alla direzione dell'organizzazione sportiva, perché comunque non è che l'amministratore si deve disinteressare di questo processo. Rispetto delle politiche e delle procedure, deve seguire rigorosamente le politiche e le procedure stabilite dall'organizzazione sportiva per i safeguard, quindi i modelli organizzativi che, come nella teoria nostra, ha contribuito a creare, quindi prima si nomina il safeguard, oppure si è visto dopo l'anonima, ne ha preso atto dall'ente che ha scelto i modelli organizzativi. Quindi, in sintesi, l'autonomia del safeguard nello sport implica la capacità di agire in modo indipendente e imparziale per proteggere i partecipanti da abusi, e pericoli, garantendo al contempo rispetto delle norme e le politiche stabilite dall'ente sportivo. Una curiosità che mi sono permesso di mettere qui è il connubio tra fiscalità e safeguarding. Perché? Perché ovviamente quando vado a nominarlo mi domanderò: ok, ma come lo inquadro? Può essere anche un collaboratore sportivo, perché se previsto
dalla federazione di riferimento, vediamo il mansionario che è uscito a febbraio. Noi sappiamo che le federazioni hanno previsto una serie di mansioni che allargano le sette figure previste dalla riforma SLO. E qui sono federazioni che hanno guardato oltre, perché hanno detto: ma se è obbligatorio che per questo che un ente sia affiliato a me, questo può essere inquadrato come lavoratore sportivo. Oppure sarà un professionista a partita IVA, quindi soggetto a tariffa o a ritorno a conto, salvo il professionista sia un forfettario o una società, quindi in base alla fiscalità che ha il professionista. Ovviamente il mio, oppure una prestazione occasionale. La vedo un pochino più debole come inquadramento, ma se non rientro nel primo, non rientro nel secondo, forse la prestazione occasionale potrebbe aiutarmi. Ovviamente il ritorno a conto, nessuna comunicazione preventiva perché siamo una società, un'associazione sportiva, come ormai conosciamo perfettamente. Per tutti questi suggerisco ovviamente la lettera d'incarico, come se parlava con l'avvocato Marchetti, accompagnata con un concetto di privacy, perché poi tutto questo sistema entra in un sistema ben più ampio che è il GDPR. Ovviamente il Safeguard non si sta a parlare di deducibilità delle spese, si sta a vedere, perché siamo tendenzialmente società e associazioni sportive, quindi più che un problema fiscale, essendo quasi tutti in 398, vedo più il tema, non tema della fiscalità, ma della trasparenza e del fatto che ci sia quindi la trasparenza delle spese che io vado a sostenere. Quello che più che altro mi interesserebbe è la pianificazione, perché se io faccio parte del consiglio direttivo vorrei pianificare queste spese per capire anche quante risorse destinare, in modo maniera che destinando all'inizio il safeguard può essere, qualcuno dice che il safeguard può essere un volontario. Sì, può essere un volontario. Ricordo anche che comunque il volontario può poi avere solo quell'incarico. Se è un volontario non può avere più incarichi con lo stesso ente e la stessa federazione. Quindi non può essere un istruttore che ha un contratto da istruttore e poi fa anche il volontario. Quindi questo ve lo ricordo. Però può essere anche un volontario. Ritengo di sì. La pianificazione invece è fondamentale perché io devo creare l'autonomia finanziaria a questa persona e quindi magari condivido, il consiglio direttivo condivide col safeguarder una somma che ritengano entrambi equa per poter investire. Ovviamente ci sarà un monitoraggio per documentare, anche per documentare l'implementazione nel tempo di quello che io metto in essere per affrontare la formazione, le politiche, della società sportiva e quant'altro. Con la tenuta della contabilità dettagliata delle spese sostenute per garantire la trasparenza e l'autonomia finanziaria del safeguarder. Quindi, ma la cosa più importante che voglio passare, che a mio giudizio è fondamentale, è tenere traccia di ogni operazione. E qui torna a supportarci il programma di Teen System, perché tramite un programma di Teen System possiamo pianificare, ma tracciare, quindi tenere nota di tutte le azioni che sono fatte. Quindi qui abbiamo un incrocio tra le attività di pensiero che portano giù un programma MOG, la contabilità, quindi la documentazione contabile, e la mappatura su un programma, ad esempio di Teen System, che mi permette di capire nel tempo cosa io ho fatto. Ricordiamoci che poi può essere che anche un safeguard venga eliminato e quindi il safeguard dovrà passare le consegne a un futuro safeguard e quant'altro. Quindi anche questo potrebbe essere importante. Quindi quando io rimetto il mio mandato, faccio una relazione supportata dal programma di Teen System di tutto quello che ho fatto e vado oltre. Oppure sono io che ho tenuto traccia di tutta una serie di considerazioni, come vedremo, non ho avuto spazio dal consiglio direttivo per poter mettere in essere quelle che a mio giudizio dovevano essere le politiche da implementare e sulla base di questa indicazione, ovviamente io rinuncio al mio mandato. Ovviamente la nomina deve essere, potrebbe essere, come ho detto prima, non solo una persona, ma anche un ufficio, perché tante organizzazioni si stanno organizzando con un pochino più strutturate al Safeguard Office. Noi siamo un Safeguard Office in via indiretta, in questo momento noi prendiamo l'incarico come persone fisiche, ma nella realtà operiamo come se fosse come un ufficio, come vi ho raccontato prima. Quindi la mappatura delle
ricerche che faccio. Quindi questo secondo me è importante che il servizio lo faccio, oltre che alla nomina, la mappatura proprio di tutte le ricerche che ho fatto e le riflessioni che ho fatto inerenti a quell'ente sportivo che è in un contesto sportivo. Ovviamente le linee guida che devono essere la relazione degli eventuali aggiornamenti, le richieste oppure le richieste in merito che faccio al consiglio direttivo, perché se io ritengo che ho ereditato, perché sono stato nominato dopo, delle linee di comportamento, io potrei non ritenerle valide e quindi voglio tracciare anche tutte le richieste che ho fatto per eventuali modifiche che ho richiesto al CDA, perché un domani io voglio far vedere che ho operato nella maniera più diligente possibile. Formazione, tenere traccia dei piani formativi o proposte al CDA, perché non è detto che io poi riesca a mettere in atto tutto quello che ho preventivamente fatto. Ovviamente potrei dire: oh, io ci ho provato, mi sono arrivate anche delle segnalazioni da parte dei tesserati, non delle segnalazioni come ho detto prima degli abusi, ma delle segnalazioni come dire: secondo me si potrebbe approfondire questo tema. E l'ho fatto presente al CDA che poi magari non mi aveva preventivato delle risorse per poterlo fare e io vado a chiedere successivamente. Quindi, secondo me, la tenuta di un registro con un programma di Teen System è fondamentale. Ovviamente la gestione delle segnalazioni, ovviamente a me non basta, bisogna prevedere l'introduzione di un sistema che garantisca anche le denunce anonime. Per esempio, il programma prevede anche le denunce tramite le telefonate con la voce camuffata e quindi la possibilità di ampliare il primo aspetto che abbiamo detto all'inizio, quindi far emergere l'eventuale segnalazione, perché questo è il primo aspetto che va tenuto in considerazione. Ovviamente, in conseguenza, tutta la gestione che ho fatto, che ovviamente se mi arriva un abuso, facciamo un esempio che mi arriva un abuso, poi l'abuso viene la segnalazione di un abuso, poi viene cancellato perché mi dice no, ho sbagliato, non volevo fare. Comunque io devo comunque dimostrare, ah, me l'ha cancellato, l'elimino, no, devo dimostrare che comunque un minimo di ricerca l'ho fatto per garantire, scusate, per confermare il fatto che effettivamente era stato un errore. Oppure, però lo devo prendere comunque anche in considerazione questo, cioè dietro ci sono degli aspetti necessari proprio della tenerne traccia, perché un domani all'altro può uscire una denuncia magari dopo qualche anno e dopo qualche anno magari venirmi a chiamare e dice ma scusa, ma a te era stata fatta questa denuncia, non hai fatto niente? L'hanno ritirata. E no, ma fammi capire cosa ha fatto. Che indagine hai fatto? Come l'hai fatto? E con chi? Perché magari ho chiamato la psicologa e ho detto andiamo a parlare o parlaci te, magari con il minore, con i genitori, per fare degli esempi. E questo mi ha tenuto traccia per ovviamente il futuro. Oggi con noi ho il piacere di presentare il mio collega di studio, quindi l'avvocato Samuele Marchetti, che anche lui, come noi, è un safeguarder, ovviamente un avvocato specializzato in GDPR. E quindi tutto quello che è la privacy e quindi si inserisce bene in questo scenario e come me è in work progress, nel senso che anche lui si sta come me avviando a questa nuova iniziativa. Lascio la parola a Samuele che sta condividendo le slide. Sei in muto. Ecco. Ok, vediamo se questa è quella giusta. Non si è condivisa. Aspetta, solo pazienza un secondo. Ok, ora ce l'ho. Condividi. Eccola. Ok, allora. Ok, eccomi qua. La vedete? Riuscite a vedere? Grazie, Samuele. Sì, ok. Perfetto. Allora, io a questo punto il mio compito è quello di dare un po' di sostanza al tema alle politiche di safeguarding, cioè in concreto di cosa stiamo parlando, come si fa un modello organizzativo e di controllo, come si fa un codice di condotta. Punto di partenza è sempre l'obiettivo. Io dico sempre a tutti i miei clienti. Non conta soltanto sapere cosa dobbiamo fare, ma anche perché lo dobbiamo fare. Questo ce l'ho appena spiegato Luca. Quindi noi dobbiamo considerare la prospettiva finale, cioè la tutela dei minori da ogni forma di molestia, violenza di genere, discriminazione,
ragioni di etnia, religione, condizioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale. Sono quelle normativamente previste. Quindi, quello che noi dobbiamo andare a fare, essenzialmente, è la redazione di un regolamento, che come vedremo si compone di modello organizzativo e di gestione e di codice di controllo, che vada a contrastare i rischi del verificarsi di queste ipotesi. Sia chiaro, non è che voi potete impedire che queste cose succedano, perché se c'è il pazzo, se c'è il pedofilo tra i vostri iscritti, ovviamente non è che voi potete costantemente controllare lui, ma potete ridurre le occasioni che queste persone pongano in essere determinate condotte. E questo è quello che a voi viene chiesto. Quindi l'idea di fondo è ridurre le occasioni di violenze o discriminazioni o altro tipo di maltrattamento all'interno del centro sportivo o dell'associazione. Per dare contenuti, quindi abbiamo dei punti di riferimento che sono quelli normativi. Abbiamo visto il decreto legislativo 36, che all'articolo 16 prevede la figura del responsabile per la tutela dei minori. Attenzione, la norma prevede il responsabile per la tutela dei minori, poi vedremo che è stato ampliato successivamente, però è il tema di cui abbiamo trattato prima. Soprattutto il decreto legislativo 39-2021, all'articolo 33, prevede le misure contro le discriminazioni e lo fa su due livelli. Primo, dice che le federazioni, gli enti di promozione, le associazioni, le discipline riunite associate devono fare delle linee guida per l'emanazione di modelli organizzativi di controllo e codici di condotta. Al secondo comma ci dice che le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, e poi anche le professionistiche, e insomma tutti gli organi, gli enti che si occupano di sport, devono adottare dei modelli organizzativi di condotta e dei codici di condotta, modelli organizzativi di controllo e dei codici di condotta che rispettino le linee guida che sono state emesse. Quindi, proprio dando concretezza, abbiamo un quadro normativo che ci dice quali sono gli obiettivi da perseguire. Abbiamo poi la delibera della Giunta CONI 255 del 25 luglio del 2023, che fissa le linee guida generali per i modelli organizzativi di condotta e i codici organizzativi e di controllo dei codici di condotta per la nomina del safeguarder. Quindi dà un quadro generale, più o meno dice non tanto cosa devono prevedere questi regolamenti, ma cosa devono prevedere le linee guida che a loro volta saranno poi emesse dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva e così via. Infatti, dopo il 25 luglio del 2023, poi si sono attivate gli enti nazionali che hanno preso quelle linee guida generali emanate dal CONI, che sono più o meno uguali per tutti, e le hanno declinate per le singole. Per le caratteristiche delle singole federazioni e per quella che è la sensibilità di ogni associazione o di ogni ente di promozione sportiva. E quindi hanno emesso delle ulteriori linee guida ancora più specifiche, ancora più centrate su quelle che sono le esigenze di chi è l'affiliato a quell'ente. Tendenzialmente sono simili perché partono tutte dallo stesso tronco, sono rami che partono dallo stesso tronco, quello della delibera della giunta del CONI. Poi si vanno a differenziare ed è importante conoscerne un po' le caratteristiche perché non sono appunto tutte uguali e ognuna può avere degli aspetti diversi su cui pone l'accento. Il vostro compito poi sarà prendere le linee guida della vostra federazione, del vostro ente di promozione sportiva e adattarlo alle singole concrete esigenze vostre. Perché quello che voi dovete fare, come ha detto tante volte Luca, non è preparare un foglio da mettere in un cassetto, ma preparare delle politiche che servono a voi per contrastare questi tipi di fenomeni e che quindi devono essere calate sulle caratteristiche specifiche del vostro centro. Quello che dovete fare quindi è un regolamento che si compone di due facce, il modello organizzativo di controllo e il codice di condotta. Possono essere uno stesso documento, possono essere due
con documenti diversi. Il modello organizzativo di controllo prevede le misure organizzative e di verifica. Vedremo dopo nel dettaglio che cosa significa misure organizzative, però gli elementi strutturali in qualche modo e i processi interni al vostro centro. Il codice di condotta prevede appunto le condotte da tenere, cioè come si deve comportare un tesserato, un istruttore, un dirigente del vostro centro. Un regolamento complessivo che sia o non sia separato in due atti diversi. Come si scrive un modello organizzativo e di controllo? Prima cosa, si fissano gli obiettivi, che sono quelli che abbiamo visto. Il contrasto contro gli abusi, le molestie, le discriminazioni, la discriminazione per sesso, per religione, cioè si deve andare a vedere che cosa si vuole contrastare, questo è ovvio, la premessa naturale. Due, si fa l'analisi del contesto, cioè quali sono le caratteristiche del vostro centro o della vostra associazione, della vostra realtà in generale. Ma quando parlo di contesto, è per dire che un conto, ad esempio, è il centro fitness, il club dove arrivano essenzialmente dei maggiorenni, si allenano e se ne vanno. Un conto è invece un'associazione sportiva che cresce dai bambini alle squadre più grandi e gli fa un'attività continuativa, ma con soggetti anche magari minori che stanno lì in maniera anche più continuativa. Un conto è una disciplina che può essere molto severa in qualche modo. Ad esempio, tanti problemi si sono creati nell'ambito della ginnastica artistica o della ginnastica ritmica per quanto riguarda l'aspetto dei rapporti con gli insegnanti. Un conto può essere una realtà invece più ludica, ma anche il contesto significa la struttura. Una palestra, uno spogliatoio pone meno problemi di un campo di atletica che può avere degli angoli isolati o appartati da questo punto di vista. Quindi l'analisi del contesto. Poi si farà l'analisi dei rischi, cioè quali sono i rischi concreti che si possono creare nella vostra realtà. C'è il rischio che vi sia in azione un pedofilo che magari si nasconde tra gli insegnanti o i tecnici, ma c'è anche il rischio banalmente che si creino delle dinamiche di bullismo all'interno di quel centro. C'è il rischio dell'eccesso di correzione, dell'abuso dei mezzi correttivi, un insegnante che usa metodi troppo bruschi, troppo duri nei confronti di giovani allievi. Questo è un rischio. Così come può essere un rischio l'insegnante o il dirigente che si innamora di una giovane, di un giovane allievo e che tiene atteggiamenti scorretti e che possono essere fastidiosi. Vi può essere, per realtà diverse, il rischio dell'abuso dei mezzi com di comunicazione, un social network, oppure la messaggistica. Un conto è mandare il WhatsApp per dire l'allenamento oggi è spostato di un'ora. Un conto è mandare dei WhatsApp più personali e si è riscontrato che molte molestie sono avvenute proprio in questo modo. Per cui i rischi del vostro centro riguardano anche questo, cioè l'utilizzazione di questi mezzi. Alcuni centri lo fanno, altre realtà non hanno mezzi di comunicazione informatica, quindi deve essere analizzato in concreto la realtà della vostra realtà. Poi si devono adottare delle misure organizzative. Le misure organizzative sono quelle appunto sull'organizzazione. Chi è che, co come vengono selezionati innanzitutto il personale? Una misura organizzativa abbastanza tipica è quella della richiesta ormai del certificato antipedofilia. È uno strumento organizzativo di contrasto a questi pericoli. Oppure si può richiedere un'autodichiarazione di non aver subito procedure disciplinari per abusi o per condotte non corrette. Si possono avere, sempre sul piano della misura organizzativa, si inseriscono gli obblighi di formazione. Il personale è obbligato a svolgere attività, a seguire corsi formativi su questi temi del safeguarding e darne prova. In assenza non si potrà rinnovare la collaborazione o potrà essere interrotta la collaborazione.
Quindi tutta una serie di questioni poi, che poi vedremo anche successivamente. Nelle misure organizzative rientrano anche la gestione degli spazi, la gestione delle trasferte, la gestione delle squadre miste, tutte situazioni che possono andare a creare situazioni di rischio che devono essere gestite organizzativamente. Forse dopo c'è un po' un elenco, però per farvi capire bene. La trasferta, una misura organizzativa, può essere quella di prevedere che l'atleta non sia mai solo con un solo adulto, ma che vi siano sempre almeno due adulti, oppure una cosa che durante le attività di allenamento con i minori l'adulto sia sempre vedibile da altri. Queste cose sono misure che devono essere adottate, che possono essere adottate, ma che ovviamente devono essere valutate, calate sulla vostra realtà, perché non è detto che tutti abbiano questo tipo di esigenze. Non è detto che tutti debbano assumere questo tipo di misure, bisogna valutare la vostra situazione. Poi si inseriscono le condotte e qui può essere, questo è il codice di condotta, cioè cosa è lecito e cosa non è lecito fare all'interno del centro. Questo è importante innanzitutto perché vi dà una linea di condotta per i vostri tesserati, collaboratori, personale che ruota intorno a voi. Ma dall'altra vi dà anche lo strumento per fare le contestazioni. Cioè, se una persona tiene una condotta che può essere discriminante o di molestia o comunque rischiosa, se è scritto nel vostro codice che non lo poteva fare, voi lo potete sanzionare, richiamare, gli potete dire: guarda, qui c'è scritto chiaramente che te non lo puoi fare. Se quello manda il messaggio WhatsApp all'allieva, alle 11:30 di sera e sul vostro codice di condotta c'è scritto che non si usano le messaggistiche per comunicazioni personali con gli allievi, voi lo potete richiamare sul dovere, dirgli: guarda, qui c'è una norma ben precisa, se non la rispetti poi potrai essere sanzionato. Ovviamente se la norma non è prevista o se è molto vaga è anche poi difficile questa funzione di richiamare proprio. Altra cosa che deve essere prevista all'interno del codice del modello organizzativo e di controllo è la formazione. La formazione, ne abbiamo parlato prima dell'importanza, è un modo per trasformare le parole in sostanza, la formazione, e si devono prevedere varie forme, e poi lo vediamo successivamente, però deve essere inserita all'interno, è opportuno che sia inserita in un modello organizzativo anche la formazione e gli obblighi di formazione che devono essere assunti, ma anche i doveri di formazione, perché questo è un impegno anche per voi, non soltanto per il vostro personale. Le modalità di segnalazione e di gestione, ne abbiamo parlato prima, ma devono essere previste nel modello organizzativo, come vengono effettuate le segnalazioni. Ci deve essere scritto ciò che voi avete intenzione di fare. Avete il sistema, vi siete affidati al sistema di Team System? Bene, scrivetelo però. Scrivete che esiste un sistema di segnalazione che permette l'autonomia e la riservatezza. Dovete anche scrivere, precisare che chi segnala ha il diritto all'anonimato o ha il diritto alla riservatezza. La nomina del safeguarder, quindi i poteri, il modo di azione, cioè dovete anche un minimo delineare l'attività del safeguarder, che in parte è disciplinata dalla normativa, certo, ma la normativa è generale. Andate a calare nella vostra realtà questo. Le sanzioni disciplinari, le sanzioni anche eventualmente non disciplinari, che devono essere previste nel caso in cui non sia rispettato ciò che è stato prescritto. Infine, diffusione e revisione, cioè in quale modo verrà reso noto, in quale modo verrà reso conoscibile il modello organizzativo. Viene tra gli adempimenti, poi lo diciamo anche dopo, però c'è quello della sua pubblicazione del modello organizzativo e del codice di condotta. Può essere prevista la sottoscrizione anche da parte dei tesserati o da parte soltanto del personale che si impegna a rispettarlo, anzi, questo secondo aspetto secondo me è fortemente consigliabile. Andando ancora più nel dettaglio, andando ancora più nel concreto, vi volevo fare alcuni esempi su quello che sono appunto le misure organizzative di contrasto.
perché è forse uno degli aspetti che può essere più fumoso. Uno dei aspetti molto diffuso, come ha detto, la richiesta del certificato del casellario giudiziale per i collaboratori dipendenti, la verifica delle precedenti sanzioni disciplinari, gli elementi strutturali più di ricerca che abbiamo detto. Cioè, una previsione comune a molte realtà, che deve essere implementata da molte realtà, è la divisione, la separazione degli spogliatoi per il personale tecnico e quelli per gli atleti. E questa è un'ipotesi che può essere presa in considerazione all'interno di un modello organizzativo. La gestione delle trasferte, l'abbiamo detto, il modo in cui concretamente viene fatto, la formalizzazione delle responsabilità e degli incarichi. È bene prevedere che gli incarichi e le responsabilità all'interno del centro siano chiaramente delineati, in modo che poi ognuno possa essere intanto richiamato alle proprie responsabilità, ma anche capire chi può fare cosa, chi è giusto che si trovi in quel momento e chi no, proprio per andare a settorializzare un po', a disciplinare le presenze all'interno del centro sportivo. La gestione delle autorizzazioni da parte degli esercenti la responsabilità sui minori. Il minore può tornare a casa da solo? Me lo deve dire il genitore. Oppure posso pubblicare fotografie dei minori sui miei social network per pubblicizzare la mia attività, per renderla conoscibile? O semplicemente perché c'è stata la trasferta e vogliamo far vedere le foto della nostra gita dopo la gara? Me lo deve dire il genitore. Come si gestiscono le visite mediche? Può andarci da solo il minore? Deve essere accompagnato? Sarebbe bene fosse sempre accompagnato il minore, ma da chi? Gestione delle autorizzazioni dell'esercente responsabilità sui minori. Bene sempre chiedere al genitore come ci si può e come si deve comportare col minore, così come qual è magari il genitore di riferimento, a chi parlo eventualmente delle questioni, ho un contatto. Ecco, tutte queste sono cose che rientrano nella gestione del minore. Il codice di condotta, invece, può essere strutturato prevedendo tutta una serie di norme di condotta. È ben più asciutto il codice di condotta. Sono norme su come ci si comporta. Può essere utile prevedere diritti e doveri generali, le condotte specifiche per gli atleti, le condotte specifiche per i dirigenti e i tecnici. Condotte per gli atleti perché anche nei rapporti tra atleti si possono creare delle condizioni di rischio, bullismo, maltrattamenti, violenze, e quindi è bene prevedere delle condotte specifiche per loro. Ovviamente le condotte per i dirigenti e i tecnici, che sono soggetti che hanno l'affidamento del minore, che sono soggetti a cui che hanno occasioni particolari di creare situazioni di rischio. Quindi è bene delinearli chiaramente e magari proprio andandoli anche a distinguere. Degli esempi specifici e concreti. Ogni tesserato ha diritto ad adeguate attenzioni, impegno, rispetto e dignità. Questi sono dei diritti in generale per il tesserato. Evitare l'uso di un linguaggio inappropriato o allusivo anche in contesti ludici o scherzosi, perché un conto è la battuta in cui si ride, ma la battuta poi rischia di dare luogo a bullismo. Dov'è il confine tra stiamo scherzando e ti stiamo prendendo di mira? È difficile da delineare. Ecco, questa è una cosa su cui è importante fare formazione per tutti, per sensibilizzare. E però è bene anche essere un po' attenti, cioè chiarire che un certo tipo di linguaggio è inopportuno. La molestia, non solo il bullismo, ma anche la molestia sessuale può stare nel linguaggio. La battuta sull'aspetto di un atleta, magari da parte del compagno o viceversa, anche perché no, il compagno di squadra o della compagna di squadra, beh, può essere anche una molestia oltre che uno scherzo. È bene quindi evitare, soprattutto quando ci si può porre su confini. Evitare colloqui o sessioni di allenamento individuali con gli atleti minorenni, assicurandosi che siano presenti almeno due adulti, queste rivolte tecnici, è una norma abbastanza ricorrente. Evitare contatti fisici non necessari, assicurandosi di avere sempre il consenso dell'atleta. Cioè, è inevitabile dover toccare la persona in determinate discipline. Io penso,
In un centro fitness il personal trainer che ti corregge la posizione, ma figuriamoci nell'atletica o in tante discipline, ma tra toccare per correggere e toccare per molestare ci può essere un confine anche qui talvolta labile. E allora è bene chiarire che deve essere il contatto, deve essere il minimo indispensabile. E che se l'atleta non ti dà il consenso, sarebbe bene evitare, perché la molestia spesso sta lì, in come viene percepita da chi la riceve. E quindi porre la norma, dice sì, ma è una norma di quasi impossibile attuazione. Attenzione però, perché dà l'occasione di riflettere su una questione su cui magari uno non riflette affatto. E quindi di porsi un problema che altrimenti non si sarebbe posto. Gli spogliatoi separati per atleti e personale tecnico, questa è una cosa che può stare nel codice di condotta, nella misura organizzativa, un po' a confine, però anche nelle condotte può essere inserito. Pubblicare foto solo per fini istituzionali, e questa è una cosa da dire non soltanto a chi gestisce la struttura, ma anche agli stessi atleti, perché nella pubblicazione di foto o filmati su social network spesso passa il cyberbullismo, o il maltrattamento, o l'irrisione dell'avversario, che sono tutte cose che devono essere evitate. Evitare l'uso di messaggistica per comunicazioni che non siano istituzionali, è quello che abbiamo detto prima. E tante altre. Io per alcuni modelli che ho fatto sono usate 4, 5, 6 pagine di condotte per chiarire quanto poi si possa dover andare talvolta nel dettaglio. Quindi una serie di previsioni che si pongono anche su più livelli, da quelli generali, principi generali, cosa ci aspettiamo da te, a cose molto precise e molto puntuali. Non fare questo, non fare quello. L'altro aspetto poi è della formazione. Abbiamo detto quindi modello organizzativo con misure organizzative, il codice di condotta o comunque le condotte che ci si aspetta, siano in questo documento separato o no. La formazione che deve trovare spazio all'interno del modello organizzativo di condotta, cioè deve essere disciplinata lì. E la formazione io la vedo distinta su due livelli: quella per i tesserati, cioè per chi vive la realtà e che deve essere sensibilizzato su certi temi, perché le sue condotte possono essere fraintese, sbagliate, dannose. La formazione del personale tecnico e dirigente, che diventa un obbligo stringente. Alcune linee guida di modelli nazionali prevedono espressamente una formazione di almeno 2 ore, almeno 4 ore, almeno 2 volte all'anno, almeno 3 volte all'anno, cioè un obbligo vero, e che deve essere adempiuto da chi vuole collaborare, perché per il personale tecnico e dei dirigenti è importante la sensibilità su questi temi. È inutile aver scritto un modello organizzativo o codice di condotta se poi questi non vengono presi in considerazione, non sono conosciuti, non sono rispettati in qualche modo. Quindi l'importanza di fare formazione per tutti, per chi vive la realtà e quindi pone in essere rapporti nei confronti dei propri colleghi o altri atleti, nei confronti di chi ha una responsabilità sull'atleta, sul minore, sul soggetto che può essere in qualche modo soggetto. Nel codice di condotta si prevedono le segnalazioni e la loro gestione. Il canale di segnalazioni che si prevede un canale di segnalazioni che consenta la riservatezza, ne ha parlato abbondantemente Luca, quindi non mi soffermo oltre. La pubblicità dei canali di segnalazione, cioè il canale di segnalazione deve essere reso pubblico, conoscibile, cioè non serve avercelo se poi uno non lo conosce. E come si fa? Come si fa? Si scrive nel modello organizzativo. Si pubblica l'indirizzo o il canale sul sito internet dell'associazione o della società, cioè su quello istituzionale, magari anche sui social network in generale. L'Instagram di turno, può esserci la diapositiva con l'immagine, con l'indirizzo per le segnalazioni, per esempio. Si deve prevedere nei modelli organizzativi, l'indicazione che la segnalazione può essere fatta al safeguarder del centro, ma anche a quello nazionale, che può essere quello federale, quello dell'ente. Cioè, vi è anche un livello superiore che eventualmente può essere un punto di riferimento.
Possono essere tante le ragioni che possono spingere a questo, però deve essere previsto questo. Ovviamente la registrazione delle segnalazioni, questo è quello che prevede, che ci aiuta a fare la TIN System. Le prassi di intervento e di valutazione. Cioè, le segnalazioni non sono tutte affidabili. E io come faccio a decidere tra quelle fondate e quelle infondate? In parte la sensibilità del safeguarder, in parte la sensibilità di chi vive quel centro, ma in parte deve essere anche un processo interno. Con chi ci si confronta? Con l'allenatore? Può essere. Con gli altri? Valutiamo. Si parla con professionisti esperti? Cioè, devono essere previste anche delle prassi appunto su come valutare e come intervenire. Colloquio, cioè, una volta che ho stabilito che quella è fondata, quella segnalazione, poi devo anche poter intervenire e quindi magari parlare col soggetto interessato. Andando oltre, le sanzioni devono essere previste all'interno del modello organizzativo. È importante, le linee guida lo dicono che voi dovete prevedere le sanzioni, perché siete voi la prima barriera contro certe condotte. Anche gli enti prevedono sanzioni, però i primi a doverle applicare siete voi. Quindi, quali tipi di sanzioni voi potete prevedere? Innanzitutto quelle disciplinari per i tesserati, la sospensione, il richiamo, l'allontanamento dal centro e poi anche eventualmente quelli inerenti al rapporto di lavoro. Se l'allenatore non fa la formazione, può essere anche interrotto il rapporto con lui. Ci sono le sanzioni disciplinari degli enti nazionali, che sono a loro volta sanzioni disciplinari verso chi commette il reato, verso il centro, e comprendono anche l'impossibilità di rinnovare l'affiliazione all'ente. Per esempio, molti enti prevedono che se non viene rispettato l'obbligo di emanazione dei modelli organizzativi e di controllo, non vi potete affiliare. E poi ci sono le sanzioni indirette, le accennava prima Luca, la corresponsabilità per gli illeciti commessi. Se voi non avete adottato dei modelli organizzativi efficaci, efficienti, poi sarete in qualche modo ritenuti responsabili di quello che sta accadendo all'interno del vostro centro. Ultimi aspetti. Pubblicazione e conoscibilità del modello organizzativo e del codice, così come il canale di segnalazione, deve essere reso pubblico anche il modello organizzativo e il codice di condotta, la pubblicazione sul sito internet, l'attività di formazione per spiegarlo, quella formazione di cui si parlava prima, c'è anche la spiegazione di questi, l'eventuale sottoscrizione da parte di tesserati e del personale. È bene prevedere anche la revisione, che deve essere almeno quadriennale, perché ogni 4 anni sono rinnovate le linee guida nazionali, ma può essere anche molto più frequente, anzi, consiglio che sia molto più frequente. Un'ultima cosa e poi ho concluso. Il modello organizzativo e di controllo si inserisce in un ambito e si deve coordinare con altri modelli organizzativi. Il modello organizzativo privacy e il modello organizzativo 231. Come diceva Luca, il modello organizzativo 231, che poi è un po' la base, la matrice del modello organizzativo di controllo, in parte si sovrappone, ma non è esattamente corrispondente. Sono reati diversi quelli che sono previsti, quindi c'è una parte di interazione. Se avete un modello organizzativo 231, questo deve essere adeguato e può essere ampliato per ricomprendere al suo interno anche un modello organizzativo di controllo. Un'operazione un po' più complicata, se volete, la possiamo affrontare poi insieme. Mi preme tantissimo il modello organizzativo privacy, è la mia materia, la privacy, principalmente. È stata la mia prima materia in qualche modo. Il modello organizzativo di controllo deve inserirsi in un sistema privacy. Anche qui, il sistema privacy può essere ottimamente gestito con gli strumenti di TIN System, il privacy in cloud che io conosco benissimo, ma dovete metterci mano, dovete aggiornarlo il sistema una volta adottato il modello organizzativo di controllo. Per tante cose, ora non c'è il tempo per dirlo, però dalle informative. La segnalazione deve essere accompagnata da un'informativa, è un trattamento di dati personali. Il safeguarder è un responsabile esterno del trattamento dati personali, quindi deve essere nominato in quanto tale, accompagnato da un piano di tutela dei dati personali. Il canale di comunicazione sarebbe bene che fosse soggetto a una valutazione di impatto. Insomma, c'è tutto
Il sistema organizzativo privacy che io spero bene, voi abbiate ormai ampiamente implementato e aggiornato e rispettato, deve essere a sua volta aggiornato con il modello organizzativo di controllo, perché questi due hanno un rapporto strettamente simbiotico. Finisco ricordandovi che per qualunque cosa potete comunque sempre contattarci e approfondire, vedere meglio le questioni. E noi siamo a disposizione con il team di cui ha parlato Luca, perché, come avete capito, questa è una materia estremamente comunque complessa, in divenire, che si aggiorna costantemente, bella anche per questo, perché anche questa è una sfida, come qualunque pratica sportiva ha un aspetto di miglioramento delle prestazioni. Noi siamo al lavoro per fare questo e ovviamente per farlo tutti quanti insieme, perché è un lavoro che si fa tutti insieme. E con questo io direi di avere ma io ringrazio sia Luca che Samuele, perché siete stati molto chiari e pratici, no? Siamo andati proprio sul pratico. Vi condivido anche qualche messaggio arrivato durante il webinar da qualche partecipante. Ringrazio Luca che ha risposto anche in chat a varie domande. Chiedo solo, vi faccio un'altra domanda a Luca e Samuele, perché c'è una domanda che è arrivata e chiedeva: in caso di una polisportiva, il safeguard può essere uno solo o deve essere fatto uno per ogni sezione sportiva? Perché si preoccupava delle differenze. La domanda sarebbe più da Samuele, di chiedere quale modello organizzativo avere, più che quanti safeguard avere. Perché, come si è detto prima, basta un modello organizzativo e poi si comunica agli altri. Nulla vieta, dimmi se sbaglio Samuele, quanto comprendo io, che una federazione che si vede arrivare un modello organizzativo diverso dalla propria federazione potrebbe ritenere che non sia necessario, che non sia sufficiente, quindi magari dire, chiedere implementazione. Questo penso aver capito, però correggimi se sbaglio. Sì, il problema vero è intanto capire se le varie discipline hanno linee guida perfettamente intercambiabili, cioè sovrapponibili. Generalmente sì, ma non è detto. E poi bisognerebbe dire che sono state scelte delle diverse linee guida, però non possono dire, se tu sei affiliato a più enti, un ente non ti può dire no perché tu hai scelto l'altro. Ti può dire no perché nel tuo modello organizzativo non c'è quest'altro che è previsto nelle mie linee guida. Ma se riusciamo a sovrapporre tutto, a farne uno che sia completo, allora va benissimo anche averne uno solo. Il safeguarder ancora di più, perché il safeguarder non è richiesto che ce ne sia uno per ogni singola disciplina, può essercene uno collettivo che deve far applicare magari degli aspetti di disciplina diversi. Qualcuno chiede, Roberto, se serve il sito o si può fare utilizzare social. Si può utilizzare anche social, a nostro giudizio. Diventa difficile tenerlo sempre in prima linea un eventuale utilizzo di questo, però io non sono così bravo nell'utilizzo dei social, quindi mi domando questo. Oggi faccio una pubblicazione, poi nel tempo potrebbe scorrere verso, insomma, andare nel dimenticatoio. Oggi creare un sito, una pagina, solo una pagina, magari no, non è così difficile. Quindi, tra l'altro, Luca apre un tema che aprirebbe tutt'altro webinar, no? Considerate, molte volte noi ci troviamo con le realtà sportive che devono pubblicare le loro policy privacy e per farle leggere a chi va a tesserarsi anche online, eccetera, e non hanno un sito. Quindi attivano anche gli acquisti online tramite anche le nostre soluzioni e non hanno la privacy policy. E considerate, lo dico qua solo perché magari qua ci sono anche un bel numero di presenti. Fare un sito, come ha detto Luca, è molto semplice oggi, anche da soluzioni già pronte, tra l'altro proprio fatte apposta nel mondo dello sport, ma il sito è la vostra vetrina, è come la bacheca che avete nel vostro centro, nella vostra segreteria. I social non sono vostri, sono di Meta tipicamente, no? O altre aziende. Quindi quando pubblicate lì, state pubblicando su un'azienda terza. Il sito è vostro, se mettete un link sempre accessibile per la privacy, per fare le segnalazioni, sapete, l'avete messo lì, potete scrivere un regolamento e sta lì, sono sempre accessibile. Quindi se potete, sicuramente è un mezzo un po' più istituzionale, no? Legato all'associazione e alla società.
Una richiesta, forse siamo stati poco chiari, come si integrano le due figure di responsabile di discriminazioni e responsabile minori? Bravo. In realtà si sovrappongono, cioè nasceva come responsabile dei minori, ma poi il CONI gli ha dato dei poteri ulteriori, per cui gli ha detto tu non ti occupare solo di minori, ma occupati di tutte le discriminazioni possibili, quelle nei confronti dei minori e quelle ulteriori. Quindi le due figure si vanno fondamentalmente a sovrapporre. Poi, se uno volesse averne due diverse, boh, potrebbe anche farlo, però non ha senso tendenzialmente. È uno che si occupa di entrambi questo tipo di aspetti. Invece volevo rispondere alla domanda precedente che avevo già risposto per chat, ma forse non sono stato chiaro. Se qualcuno ha nominato un presidente e si rende conto, come giustamente Antonio evidenzia, non si sente così autonomo e quindi si vuole cambiare. Quindi sia l'associazione o il presidente stesso c'è questo imbarazzo. Magari si è fatto una scelta di impulso iniziale, giustamente perché tutti siamo partiti nella fretta, si vuole cambiare, si deve recedere l'eventuale accordo, rinominare e fare un nuovo accordo con una terza figura e dare pubblicità della nuova figura sui vari canali. E quindi può essere fatto in qualsiasi momento, ecco. Ti faccio un'altra domanda e chiedo a Nicola se teoricamente il software dovrebbe essere sempre in sede durante le attività. No, 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 però per esempio che vada a fare dei sopralluoghi, sì, ma magari anche senza chiamare, venga a fare un controllo per vedere se fate tutto bene, anzi fare proprio una visita così estemporanea, però non è, cioè, non c'è un comportamento da tenere. Va capito cosa si. Come ha detto Samuele, l'obiettivo che si vuole raggiungere. E da lì è andare a lavorarci. Poi su questo bisogna anche valutare cosa vi dicono le linee guida, perché ad esempio ci sono le linee guida di un ente nazionale che dice che il Sergader non deve essere parte di quella comunità. E addirittura ci si poneva il problema se dovesse essere residente in un comune diverso rispetto a quello in cui si praticava lo sport. Cioè proprio loro ci tenevano a dire deve essere totalmente esterno a quella realtà, tant'è che non deve risiedere nella comunità. La paura probabilmente era del piccolo centro dove tutti ci si conosce e quello non si fa problemi a dire le cose. Quindi bisogna anche un po' vedere cosa dicono le linee guida specifiche che vengono adottate, però proprio il senso deve essere quello di un soggetto professionale esterno. Al contrario, un altro ente nazionale diceva no, no, deve essere una persona tesserata di quel centro lì. Per cui è qui si vede, a volte si registra un po' la sensibilità diversa degli enti nazionali a seconda di cosa ci si occupi. Bisogna un po' vedere in che realtà siamo. Nella formazione invece chiedono se ci sono già dei corsi preimpostati. Cioè, io però partirei da un altro aspetto, cioè la formazione è vostra. Poi l'ente può partecipare magari a delle manifestazioni organizzate da terzi e sfruttarlo come formazione. Però la formazione è vostra. Anche lì, cosa spiegare? Ci sarà un percorso che, ripeto, nel tempo porterà ad aumentare la sensibilità su questi temi. Sicuramente forse il primo corso di formazione sarà: ehi, esiste questa nuova normativa, perché non è detto che tutti conoscono questa norma. Quindi magari il primo corso di formazione è più un corso informativo. Due è il minimo, uno può fare anche di più, cioè utilizzare 1.000 strumenti, e poi la formazione varia anche a seconda di chi è il destinatario, ovviamente. Pubblicizzare il canale di segnalazione anche sul regolamento firmato dai tesserati? Può essere, cioè, se nella domanda nelle domande che diamo, nella documentazione che diamo a tutti i tesserati c'è addirittura il link di come fare, chapeau, direi, cioè, ben venga. Allora, buongiorno e grazie. Desidero sapere se un membro del CDA può essere nominato. Questo l'abbiamo già detto. Diventa dipendente e se Sì, questo non l'ho capito, esterno. se diventa dipendente e non può essere volontario. Questa non la capisco. No, Due non è in qualche che modo. diventa un dipendente. Ovviamente dipenderà da come viene inquadrato, credo, no? Ah, ok, Penso che ora ho sia capito, sì. questo.
Esatto, non è che deve essere per forza assunto a un'ora alla settimana, ecco, deve essere sicuramente c'è cioè, sul rapporto di con un contratto con la società. Il rapporto dipendente non l'avevo nemmeno messo in, mai preso in considerazione. Poi chiedono anche se Luca, se lo studio mattonale può essere nominato come safe Lo guard. studio mattonale no, ma tutti i professionisti che abbiamo citato, sì, noi lo facciamo proprio di servizio. Abbiamo divulgato per i nostri clienti, ovviamente lo facciamo come servizio. Tra l'altro, in onestà, non volevo nemmeno a dei costi abbastanza accessibili, secondo noi, almeno per quello che si è visto nel mercato. Chiaramente siamo partiti dai nostri clienti perché ci deve essere anche un rapporto di conoscenza. Sicuramente i nostri clienti li conosciamo e lo abbiamo fatto anche. Passatemi il termine più a cuor leggero, ma proprio perché conosciamo la tipologia del centro, okay, quindi questo in onestà sì. E secondo me ci vuole anche la condivisione delle linee guida che si è preso, perché io se dovessi essere chiamato a ricoprire questo, prima vorrei vedere se ci sono linee guida e come sono state fatte e fare una serie di considerazioni anche sulle politiche della società. Cosa intende per questa? Questo è il mio punto, il mio punto di vista. Può essere nominato il coniuge. Se il coniuge è il marito e chi fa la domanda è la moglie, no, perché il marito non ha autonomia decisionale di natura e quindi è sempre sottomesso. No, scherzo. Non c'è una questione di parentela. Sicuramente deve essere autonomo, deve essere comunque poter andare contro anche i gradi parentali. L'associazione del Faro Ulteriore ha assemblato il consiglio direttivo per far approvare i MOC e codice condotta, avendo già nominato il safeguard con lettere di incarico e pubblicazione sul SIP. Sì, secondo me sì, perché mo i modelli organizzativi di condotta sono emanati dall'organizzazione, in questo caso dall'associazione. Quindi quello che è l'organo che prende le decisioni deve riunirsi e assumere formalmente la decisione. Quindi vi direi di sì, tendenzialmente. Io avrei più domandato se deve passare dall'organo degli associati più che dell'organo direttivo, perché darei per scontato l'organo direttivo. Magari non passerei dall'organo degli associati, ma creerei un'assemblea in un'associazione per rendere per pubblico condiviso il fatto che l'associazione ha fatto questo. Quindi il consiglio direttivo io lo farei passare comunque anche dall'assemblea degli associati, più per una ratifica, fra virgolette. Quindi non facciamo tutte le risposte, può essere No, nominato fate. questo, può essere nominato quest'altro, perché comunque la risposta non ce l'ha nessuno. Noi, ma vi garantisco, non perché lo facciamo, preferiamo figure esterne. Io Su ringrazio Luca questo e è più Samuele per la corretto. disponibilità e anche tutti voi che avete seguito. Abbiamo risposto a molte domande, continuano ad arrivare, poi altre vi rispondiamo magari offline. Grazie a tutti. Rimanderemo poi sia le slide che abbiamo presentato che anche la registrazione nei prossimi giorni, con anche i riferimenti, così potete avere tutti i riferimenti per contattare per eventuali approfondimenti. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Luca e Grazie Samuele. Roberto, ciao Samuele, arrivederci. Arrivederci a tutti.